Tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono Alessio, oggi siamo qua per dirvi che Kevin Prince Boateng va a Barcellona, che il Sassuolo nuovo non c'è. Allora, comunque ciao. Quindi Kevin Prince Boateng al Barcellona. Allora, non so per quanti soldi gli ha per andare al Barcellona, non so quanti soldi perché non sono così informato nel quanti soldi vanno i giocatori, però vabbè. Quindi Kevin Prince Boateng al Barcellona, che comunque raga, il Barcellona è forte, diciamo, è primo nella Liga, quindi nella Liga spagnola, quindi è primo, e nonostante la sconfitta contro il Levante in Coppa del Re, ma quella raga, Coppa del Re non è che, cioè, il Barcellona si fa più sulla Liga, vince più sulla Liga, però vabbè. E niente, quindi Boateng al Barcellona, scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questo acquisto del Barcellona, cioè sì. E niente, ci mi aggiorno poi altri, perché il calciomercato sta chiudendo. Nel Napoli non viene nessuno. Perché nel Napoli non viene nessuno? Perché? Forse doveva arrivare Lazzari nel Napoli. Andava cosa? Yusai, no? Forse sto andando a memoria. Ok. E comunque, Boateng al Barcellona e niente. Nonostante il Sassuolo avrebbe bisogno di lui, perché raga, cioè, non è che, cioè, non è Ronaldo, però ci può stare come giocatore, non è Ronaldo, ripeto, però vabbè. Quindi Boateng, allora, diciamo che a volte fa gol, diciamo, con il Sassuolo, però ovviamente contro l'Inter non lo fa perché in casa di poi Ronaldo, che ricordo, ha sbagliato Ronaldo ieri, non ci credo. Io ne so, ok, lo metto, vabbè. Comunque, e niente, cosa mi vuol dire ancora? Ah sì, ho saputo questa notizia del Barcellona, del questo Boateng che va a Barcellona, perché raga, cioè, scrivete nei commenti cosa ne pensate, perché veramente, cioè, o non ci credo io che vada a Reggio Emilia fino a Barcellona con un aereo, non so se va con l'aereo o cosa, probabilmente. E fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Farò un video dopo per dirvi se ci sono altre novità di calciomercato, nonostante stia chiudendo, perché oggi è 22, si chiude il 31. E niente, ci vediamo dopo con tanti nuovi contenuti. E niente, ciao. Buon proseguimento di giornata. Ciao.